Veniamo adesso alla Serie C femminile, perché anche in questo contesto invece la possibilità è quella del riscatto per la Fenice Libera a Virtus. La formazione allenata da Cosimo Di Lucia dopo la sconfitta all'esordio fuori casa ad opera della squadra della Zesta Terlizzi con il punteggio di 3-1, cerca il riscatto davanti al proprio pubblico nella prima casalinga in programma al Palapamina Tatarella contro la squadra della Amatori Bari, che nel precedente turno di campionato avevo esordito anche soffrendo, battendo Turi solamente al quinto set con il punteggio di 3-2. Attese importanti anche per le altre formazioni che hanno vinto lo scorso weekend, da Orsacuti passando per Asem Volley Bari, Corato e Prima Donna Bari. Tra l'altro tutte queste saranno impegnate in sfide importanti. L'Asem Volley Bari in trasferta ad Acquaviva, la Prima Donna Bari sul campo delle Turi, Orsacuti ospite del Milan Volley, poi la Maxima Volley che cerca il riscatto in casa della Volley Trani dopo la sconfitta esterna di Corato, e lo stesso Corato che affronta la Zesta Terlizzi vincente contro la Fenice Libera Virtus. Un impegno di campionato sicuramente fondamentale anche per capire se ci sarà il cambio di tendenza dopo la sconfitta dell'esordio e comunque ed in ogni caso cercare di portarla a casa nella migliore maniera possibile.